la prima prova di italiano. E quale traccia hai scelto e perché? E ho scelto la traccia sulla solitudine perché tra tutte mi è sembrata quella che aveva più materiale da cui prendere più spunto. E allora, prima ho rivisto un pochino tutti gli autori, infatti mi è stato utile per questa prova, e poi ho rivisto le tracce precedenti e devo dire che quest'anno c'era, diciamo, scelta tra le tracce possibili su cui fare un tema. E per la terza prova cosa speri che esca? Sicuramente storia dell'arte, filosofia e poi purtroppo chimica, mi sa, e inglese, ma è perfetto. Ma l'ho vissuta serenamente, diciamo che alcune tracce me le aspettavo, tipo quella di Aldo Moro, che era, mi pare, l'ultima, e forse anche quella sulla psicologia delle masse. E ho scelto Saggio Breve e ho sviluppato quello di tipo socio-economico. Mi è piaciuto molto e è stata una prova molto tranquilla. Allora, la seconda prova, che è quella che mi turba al momento un po' di più perché è un po' il punto di domanda, forse sarò un po' più agitata, però il resto credo sia molto controllabile. Spero che venga fuori chimica, perché credo che sia appunto la parte più importante di scienze che abbiamo affrontato. Filosofia, mi piacerebbe che ci fosse qualche domanda su Hegel e magari anche su Freud. Inglese, Orwell magari. La traccia per fortuna non era molto complicata, era sulla le masse e la propaganda, quindi mi sono trovato bene come argomento. Beh sì, anch'io ho fatto quella sulle masse e propaganda e spero che sia andata bene, basta. Quella di domani mi fa un po' più tensione, poi si vedrà, dai. Cos'è, matematica? Sì, sì, esatto, matematica. E te? Beh, io cerco di stare un po' tranquillo e basta alla fine, basta riuscire a concentrarsi e finita. Spero domande non complicate di chimica, biologia, per il resto mi va bene tutto. Sì, alla fine è la stessa roba, basta che non sia roba troppo difficile di biologia e per il resto è abbastanza semplice anche. Allora, ho scelto tipologia B, quindi saggio breve articolo di giornale, ambito tecnico-scientifico perché era quella che mi piaceva di più. Era sulla bioetica nella clonazione. Adesso il prossimo step, questa maturità, cos'è che ti aspetta? Mi aspetta greco scritto. E sei preoccupata e come ti sei preparata o come ti stai preparando? Beh, mi sono preparata durante l'anno facendo tante versioni, adesso si ripassa a grammatica, però insomma se non ho acquisito le competenze in 5 anni per farla non risolvo in questi giorni. Ho scelto la traccia tecnico-scientifico e bene, più puntata sulla seconda prova e terza. TDP in seconda prova, che è la prima volta, e in terza matematica, inglese, sistemi e elettronica. Per TDP cosa intendi? Tecnologie, progettazione e sistemi. E per i prossimi giorni come ti preparerai? Studiando. Ho appena finito, anzi dopo 5 ore, la prima prova d'esame. L'ambito tecnico-scientifico ed era la clonazione, la bioetica della clonazione, sì. E come ti sei preparato per questa prima prova di maturità? In realtà non mi sono preparato perché ho preferito fare simulazioni di seconda prova dato che noi abbiamo meccanica e quindi ho dato una letta ad articoli, diciamo, dei temi che dicevano sarebbero capitati. Alla fine ho visto Aldo Moro e Costituzione, che erano quelli più gettonati, e li ho visti in fondo proprio gli ultimi ambiti, sì. E per i prossimi giorni, cioè con che spirito li affronterai? Con stanchezza e con una grandissima quantità di fortuna, spero ci sia qualche parte, qualcuno che mi aiuti, dai. È andato bene, io ho scelto l'ambito socio-economico, tipologia B. Io invece ho approfondito la tipologia B e la terza traccia. Che sarebbe? Sarebbe, diciamo, la globalizzazione e le masse. Beh, allora sicuramente oggi un po' di riposo e poi si studierà per domani che abbiamo seconda prova inglese e poi per la terza prova lunedì studia. Tanto studio e tranquillità.
Io ho scelto la tipologia A, quindi l'analisi del testo, e per me è stato anche abbastanza facile scegliere perché avevo sempre fatto questa e questa traccia, questa tipologia, e anche le altre comunque non erano male o difficili, insomma, da affrontare con un po' di tempo. E tu? Io ho fatto la tipologia B, ovvero saggio breve, sull'ambito artistico-letterario, e mi sono trovata bene perché appunto le tracce erano molto varie e sì, la traccia era sulla solitudine, sui diversi volti della solitudine. Vabbè, sappiamo già che esce russo, tedesco, filosofia e scienze, che sono materie abbastanza toste, però ci hanno allenato bene quest'anno. Andremo avanti a studiare, anche perché sappiamo più o meno gli orali quando saranno e si studia e basta. Anch'io studio matto e disperato.